Gesù, come vediamo nel suo incontro con Maria Maddalena, non solo non disprezza la sua affettività, ma si serve di questa per condurre Maddalena nella nuzialità definitiva di Dio. Maria Maddalena, affettivamente legata a Gesù, offre al risorto in questa affettività la possibilità di convertirla dal suo amore indiscutibile, tenace, intenso, che vive qui sulla terra, ma nella forma ora di un ricordo, ad un amore che le sarà per sempre contemporaneo. Allora questo dice a noi che la nostra fede sarà effettiva quando sia affettiva. E come facciamo a riconoscere se la nostra fede è affettiva? Così, sulla via di Maddalena, l'assenza di Gesù ci è insopportabile. L'assenza di Gesù nella nostra vita è qualcosa di insopportabile, perché l'amore di Gesù, così come lo sperimentò Maria Maddalena, è l'amore gratuito, l'amore di Dio. L'amore che non chiede nulla e dona tutto. L'unico miracolo che l'amore di Dio chiede è quello di essere accolto, ma sarà un miracolo al quale l'uomo, anche l'uomo più intensamente innamorato di Dio, come è appunto Maria Maddalena, dovrà essere educato e soprattutto convertito. Appare così l'insegnamento della Maddalena nella ottica e nella prospettiva di Giovanni. Quando non si avverte Gesù così presente, come lo abbiamo sperimentato nei momenti, ecco, di maggiore intensità, quando si è tentati di dire il Signore mi ha lasciato, il Signore mi ha abbandonato, il Signore si è nascosto, quello è il momento migliore per dare forma di preghiera, anche se in forma di lamento, alla nostra affettività. Come nel caso di Maddalena, Gesù la accoglierà e la trasfigurerà. A proposito di lacrime, visto che Maddalena singhiozza, vorrei leggere brevemente un passo quanto mai significativo di un'altra grande innamorata di Dio, che è Maria Maddalena. E scusate, Santa Caterina da Siena. È Gesù che parla nel celebre dialogo della Divina Provvidenza e dice: c'è un rimedio grazie al quale io placherò la mia ira. Piccola parentesi, non disponiamo ora di un tempo adeguato, ma questa parola ira non è sinonimo né di rabbia, né di vendetta, né di punizione. È semplicemente Dio non indifferente al male, contro il male per amore della sua creatura. Ma forse potremo o dovremo parlarne. C'è un rimedio grazie al quale io placherò la mia ira. Tale rimedio consiste nello strumento che sono i miei servi, intendendo in senso lato, tutti i credenti. Se questi saranno zelanti nel costringermi con le lacrime e nel legarmi con i lacci del loro santo desiderio. Questa grande mistica è dottore della Chiesa, quindi non semplicemente
anima spirituale edificante, ma reale fondamento di dottrina universale, questa dottore della Chiesa dice due cose. Dio è legato. Dio è, per sua libera volontà, tra virgolette, costretto da due cose. Dalle lacrime della nostalgia, vieni, torna, Signore Gesù, e dai lacci del santo desiderio. Aggiunge il Cardinal Martini, aggiunge, non in commento a Caterina, ma in un suo scritto, queste lacrime sono benedette quanto un battesimo. Quando dunque il singhiozzo, il rimpianto, la nostalgia, la delusione non cedono alla disperazione, non concludono nella delusione, ma rimangono attesa anche solo di potere, come in Maddalena, rivedere un cadavere, ripeto, non va a incontrare il risorto, va a vedere con la sua sapienza umana un cadavere, facendo tutte congetture umane sulla sua scomparsa, anche quando ci fosse solo quello, a Dio è sufficiente per maturare l'affettività in un inizio di paradiso. Chiediamoci ora, perché in Giovanni Gesù ama rivelarsi gradualmente, non in una sola volta ex abrupto, ma lentamente. Perché il primo dono che il risorto vuole stabilizzare nel cuore di ogni uomo e nella sua Chiesa è la fede. Ma la fede è un cammino che esige pazienza. È un dialogo cuore a cuore, cor ad cor loco. Il santo è John Henry Newman. Non è l'apparizione, una manifestazione schiacciante. Gesù non appare per rendersi evidente. È piuttosto la delicatezza, non l'invadenza, il soverchiamento dell'amore, è piuttosto la delicatezza che crea nel cuore condizioni per poter aderire al suo riconoscimento. L'apparizione non è dispensa dalla fede in forza dell'evidenza, al contrario, l'apparizione è finalizzata a creare quello sguardo di abbandono, quell'abbraccio di definitività che nasce da un cuore che vede e che crede. Poi Giovanni ci tiene a dire una cosa per noi tutti molto consolante. Gesù, il risorto, non aspetta una fede perfetta, la crea. Per mostrarsi, il Signore non ha bisogno di una fede perfetta. Perfetta, compiuta, la fede può diventarla solo insieme a Lui. Quindi anche la capacità di passare dalle lacrime allo sguardo, dalla ricerca di un cadavere all'incontro con il risorto, anche questo è frutto della grazia. Dalla sua pienezza, esordiva Giovanni nel suo Vangelo, tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, e Maddalena ora ci rivela che l'estrema grazia che Dio ci dona è la capacità rinnovata dal suo amore tenace di tornare a credere. E infine, gradualmente, come farà con la Maddalena, che viene un pochettino a cercare una cosa, perché un cadavere fosse pure ricordo e presenza di una persona così amata, quale fu per lei Gesù, è pur sempre una cosa inanimata. Ebbene, Giovanni vuole dirci gradualmente, affinché la fede
non divenga mai il riposo su di una cosa. Un possesso che invecchia non appena lo si stringe fra le mani. Veniva presentata così la fede da un grande maestro di spirito. Se tu vuoi che la tua fede sia una cosa che possiedi, è come l'uccellino che man mano che tu lo stringi di più per non perderlo, per possederlo, finisce che lo soffri. La fede è un cammino a due. Bisogna concedere perché la fede sia portatrice di consolazione e di sorpresa che a guidare il cammino sia Gesù, il quale cammina con noi, ma mai trascinandoci, sempre insieme a noi, donandoci occhi e cuore affinché, riconoscendolo, la nostra libertà dica: vengo con te. E poi giungiamo a quello che viene riconosciuto con una certa concordanza come il culmine dell'incontro del risorto con Maria Maddalena, lo scambio dei nomi. Nel rito nuziale oggi ci si scambiano gli anelli nuziali, qui c'è lo scambio dei nomi. Gesù non è stato riconosciuto, vige ancora il regime della sapienza di Maria Maddalena, interroga lei come hanno fatto gli angeli, ma aggiunge una domanda. Chi cerchi? Ecco, la domanda che Gesù pone a Maria è assai simile, analoga a quella che Gesù pose ai primi discepoli. Cosa cercate? E la risposta fu a sua volta un'altra domanda. Maestro, dove abiti? Ecco, anche Maria, a suo modo, vuole sapere dove adesso Gesù abita. Vale a dire dove lo hanno messo, dove lo hanno collocato. In entrambi i casi si tratta di una collocazione di Gesù nello spazio di questo mondo. Allora, ecco, deve venire un'ulteriore conversione. Per ora, anche se non è consapevole, Maddalena incontra Gesù vivo, ma non basta. Deve essere convertita a Gesù risorto. La grande novità, il grande compimento, il giorno di Pasqua. Gesù è vivo, ma non basta. Bisogna che venga riconosciuto come il risorto, perché solo riconoscendolo come il risorto l'uomo può scoprire tutta l'importanza, tutta la rilevanza che il Cristo glorioso risorto ha per la sua vita. Gesù si rivolge a una donna desolata, ma chiamandola per nome, Maria, chi è ora Gesù? Certo, il vivente, il risorto, ma qui è anche il buon pastore. Io chiamo le mie pecorelle per nome, esse mi conoscono, maestro, mi conoscono, riconoscono la mia voce. E il buon pastore è colui che carica su di sé la pecorella e la introduce a pascoli erbosi e ad acque di tranquillità. Questo accade. Raramente si pronuncia il nome nel discorso diretto. Per un semita sappiamo che il nome raggiunge l'intimità della persona, raggiunge la sua singolarità, la sua storia
assolutamente originale, irripetibile, inimitabile. In un attimo l'intimità, spezzata dalla morte, rallentata da una sapienza affettuosa, ancora umana, viene riallacciata, riannodata dal risorto, finché Gesù non chiama per nome, non si percepisce il nostro nome pronunciato dalle labbra di Dio, rimarremo sempre in una grande affettività, ma i nostri occhi non vedranno il risorto. Cosa ha voluto dire Giovanni? Ha voluto dire che per quanto grande sia l'amore umano nei confronti di Dio, è soltanto l'amore di Dio che si automanifesta, che si autorivela a poterci consolare, a poterci saziare, a togliere dal nostro sguardo ogni residuo di cecità. Nell'esclamazione Rabbuni, Maria pronuncia maestro, si sente e si legge nel cuore e nella parola di Dio, questo vuol dirci Giovanni, sentendo il proprio nome, Maria non viene semplicemente richiamata o attirata nella sua attenzione da qualcuno che la chiama, no? Maria ode il proprio nome pronunciato da Dio. Cosa significa conoscere se stessi? La grande massima che sull'oracolo di Delfo ha ispirato la grande ricerca filosofica dell'Occidente. Gnosis auton, conosci te stesso. Giovanni ci dice che non è uno sforzo infinito senza garanzia di chiarezza o di risultato. Giovanni ci dice, conosceremo veramente noi stessi quando ci ascolteremo dal cuore di Dio che ci chiama per nome. Come dice lo stesso Giovanni, ad una, le sue pecorelle vengono raccolte e chiamate per nome. Allora nell'esclamazione Maestro mio, abbiamo che la Maddalena non esprime soltanto la sua gioia per il Gesù ritrovato, ma anche la propria fede. Colui che ha visto morire crocifisso è lo stesso che ora si lascia abbracciare come il risorto. Maria non è lenta nel credere come gli altri discepoli, è immediata. La vostra tristezza si cambierà in gioia. Lenta nella conversione, anche se estremamente più rapida dei discepoli, ma immediata nella fede al solo sentire il proprio nome pronunciato dalle labbra di colui che è il maestro e ora si sta rivelando come il risorto. Chiamando Gesù maestro, però, ancora un pizzichino di sapienza umana, Maria Maddalena vuole riproporre quel rapporto che caratterizzava la sequela di Gesù, ecco, prima della Pasqua. Ma ecco l'ultimo affondo di Gesù risorto. Non si tratta di ristabilire, come nel caso di Lazzaro, i rapporti precedenti, ma ora interrotti. Si tratta di entrare nella vita nuova. Si tratta di convertirsi all'abbondanza definitiva. Si tratta non di lasciare questo mondo, ma di salire con Gesù da questo mondo al Padre. La morte non ce l'ha fatta a interrompere, a dissolvere, infrangere l'eterno disegno di Dio nei nostri confronti. Averci con sé, usiamo sempre le parole di Giovanni, nella casa dove ci sono
molti posti, anche il nostro, e nei confronti della quale unico desiderio del Padre è che tutti, dal primo all'ultimo, siano occupati per tutti i suoi figli ad essi destinati. Ecco, lo scambio dei nomi, Maria Maestro, una scena davvero nuziale, perché cos'altro è la risurrezione se non il compimento delle tanto desiderate, agognate nozze di Dio con la sua creatura, con la sua sposa, che è la Chiesa, cioè l'umanità credente. E adesso, in conclusione, una breve parola su quella frase tanto discussa. Smetti di toccarmi. A volte in qualche dipinto appare anche come Gesù incamminato verso il Padre, che con un gesto quasi di rifiuto, di diniego, si allontana dalla Maddalena. Non è questo. Notiamo una cosa. Gesù non le dice smetti di toccarmi, non mi trattenere, perché devo salire al Padre. Gesù non sta dicendo a una donna un pochettino insistente lasciami andare che ho un appuntamento. No, Gesù dice perché non sono ancora salito al Padre. Sembra una finezza, una pignoleria letteraria, invece cambia tutto. Gesù non tenta di liberarsi, ripeto, di una donna importuna. La sta invitando a non accontentarsi ancora una volta del troppo poco. Prima si accontenta del cadavere, poi dopo, credendo di vedere il giardiniere, si accontenta di una indicazione dove ha messo eventualmente quel corpo, vuole sapere un indirizzo. E poi ancora Maestro vuole quasi ristabilire. Gesù le dice, Maddalena, oggi non è il giorno in cui ci si può accontentare del troppo poco. In altre parole, oggi è il giorno in cui devi convertirti all'abbondanza di Dio, a quel grazia su grazia che per te è inimmaginabile. Gesù non si sottrae ad un abbraccio. Gesù non intende rifiutare l'affettività, l'amore sincero, pieno di gratitudine di una donna alla quale ha restituito la vita. Gesù non è preoccupato di cosa dirà la gente se mi vede con un abbraccio. Non lo ebbe con la Samaritana, non c'è la ora del giardino della risurrezione dove non ci sono spettatori e se c'erano, erano addormentati, come riferiscono i Vangeli. Quello che Gesù intende dire è mi abbraccerà. Ma mi abbraccerà infinitamente di più. Ora devi lasciarmi andare da colui dal quale manderò l'altro consolatore, che sarà proprio l'abbraccio pieno e definitivo di Dio. È come che Gesù ripeta a Maddalena quello che disse agli inizi del Vangelo a Natanaele. Ti meravigli di questo perché ti ho detto che eri sotto il fico? Vedrai cose più grandi di queste. Maddalena, vedrai un abbraccio infinitamente più grande di quello che tu ora cerchi di darmi. Non lo rifiuto, ma desidero potertelo io offrire secondo la misura di Dio, che è una misura inimmaginabilmente grande, abbondante e infinita. Ecco, allora il mutuo abbraccio non si realizzerà più grazie ad una prossimità sensibile, ma attraverso lo Spirito. E lo Spirito viene dato alla Chiesa, a tutti. La Maddalena avrà la possibilità di abbracciare Gesù abbracciando il suo vero corpo, non un cadavere, non un cadavere rianimato. Abbraccerà la Chiesa. La Maddalena abbraccerà Gesù nel suo vero
corpo glorioso che è la Chiesa. E infatti la sua prima azione sarà proprio quella di evangelizzare, apostola degli apostoli, di evangelizzare coloro che ancora siedono nelle tenebre e nell'ombra della morte. Vada ai miei fratelli. Questo appellativo sorprende in Giovanni, perché la natura divina, Giovanni nel solco della grande tradizione ebraica, è sempre un mistero grande, è sempre qualcosa che sfugge, c'è prossimità, intimità, ma addirittura fratelli, quasi la stessa natura biologica di Dio, non è una affermazione panteista. C'è stato un climax, cioè una gradualità. Prima li ha chiamati i discepoli, poi dopo li ha chiamati gli amici, poi gli amici sono diventati i suoi e adesso i suoi diventano i fratelli. È la prima volta che compare questo appellativo riferito ai discepoli, agli amici, riferito a coloro che credono in lui. Allora ecco, nel suo ascendere al cielo, Gesù vede realizzata la sua opera. Ci precede affinché cominci subito l'esito del suo ingresso, il suo ingresso nel Padre. Perché? Entrando nella piena comunione con il Padre, il Verbo fatto carne, Gesù, là dove ora si trova, può inviare quella comunione già realizzata che lui sta vivendo, siede alla destra del Padre, a ciascuno di noi. Ecco perché Gesù ha fretta di salire, perché ha fretta che noi godiamo subito del dono che ci proverrà dal fatto che, tornato presso il Padre, abbracciato definitivamente nella sua umanità, che è la nostra, da Dio, possa immediatamente inviarci il frutto della sua Pasqua. Salendo al Padre, l'uomo diventa definitivo in Dio. Dio diventa definitivo nell'uomo. E questa definitività, il contenuto di questa agape, ora lo Spirito può diffonderla su ciascuno dei credenti in Lui, su ogni uomo che Egli ama. In conclusione, la salita di Gesù presso il Padre fonda la nuova comunità, non più sottomessa alle leggi dello spazio e del tempo. Maria può abbracciare Gesù, ma nel suo corpo vero, reale. E questo corpo vero e reale è la comunità di tutti i credenti. Come dirà lo stesso Giovanni nella sua prima lettera agli esordi, al capitolo 1, al versetto 3, la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, che vuol dire quello che loro stanno vivendo è già nostro per mezzo del dono dello Spirito. Allora, utilizzando il pronome possessivo Padre mio, Dio mio, distinguendo Dio mio e Dio vostro, Padre mio e Padre vostro, Gesù non ha voluto dire ci sono due categorie, il Padre per me nella versione per il Figlio e il Padre per voi nella versione per gli uomini. No, ha voluto ripetere queste parole perché sia chiaro che ogni volta che noi diciamo a Dio Papa, Papa, noi lo facciamo grazie alla Pasqua di Gesù. Non un altro Padre dal suo, è quello che noi ora possiamo amare, ma lo stesso Padre grazie a Lui. Lui è il Figlio primogenito e noi veniamo adottati perché?
perché con la Pasqua di Gesù nella comunità degli uomini è entrata la possibilità che ogni uomo si lasci amare da Dio come figlio e ami a sua volta Dio come figlio. E questa è l'opera dello Spirito Santo. Gesù vuol mettere in evidenza che la relazione che i discepoli possano avere con il Padre è l'unica e medesima che sta vivendo Lui. Ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con cui mi hai amato sia in essi e io in loro. Parole che incontriamo nel capitolo 17 al versetto 26. L'amore con cui ami me sia lo stesso amore che anima la loro vita. Ecco, questa è la sintesi di tutto che Giovanni ha affidato all'incontro del risorto con la Maddalena. Padre mio e Padre vostro. Abbiamo un Padre che è quello di Gesù e abbiamo un Padre che è Dio. Questo è il frutto del mistero pasquale. Questa è la fede della Chiesa, questa è la sintesi di tutto il Vangelo. E a tutti voi, in attesa di poterci riabbracciare non in modo virtuale, giunga un sincero augurio di una Pasqua di gioia e di consolazione.